Ciao a tutti ragazzi, oggi vediamo di affrontare le strutture di Lewis e concentrarci sulla parte seconda che abbiamo detto essere successiva alla prima spiegazione in cui abbiamo delineato le regole per determinare le strutture attraverso la notazione di Lewis. Oggi andremo a affrontare delle molecole che presentano dei doppi legami e che pertanto avranno diverse strutture limite rispetto invece alle molecole neutre che presentano legami semplici in cui non esistono delle strutture limite. Quindi oggi utilizzeremo la carica formale per andare a determinare tutte le strutture limite. La molecola che abbiamo scelto è l'anidride carbonica, CO2 in cui il carbonio è l'atomo centrale. Andiamo a determinare quindi tutti gli elettroni di valenza. Il carbonio ha valenza 4 elettroni, abbiamo un solo atomo di carbonio, quindi per 1 uguale a 4 elettroni. L'ossigeno ha valenza 6, per 2 avremo 12 elettroni. Complessivamente dovranno essere distribuiti 16 elettroni intorno alla molecola. Costruiamo adesso lo scheletro, quindi inseriamo il carbonio come atomo centrale e andiamo a legarlo con i due ossigeni. Abbiamo detto che deve essere rispettata la regola dell'ottetto, quindi tutti gli elementi devono avere 8 elettroni e che si inizia a disporre i doppietti elettronici sugli elementi legati all'atomo centrale che risultano essere i più elettronegativi. Quindi andremo a inserire quanti doppietti, quanti elettroni? 12, perché abbiamo detto che già 4 elettroni sono stati condivisi dal carbonio con l'ossigeno, quindi meno 4 elettroni dovremo condividere 12 elettroni che andiamo a sistemare sui vari ossigeni. Ci accorgiamo che gli ossigeni hanno completato l'ottetto, ma il carbonio no, per cui andremo a definire quindi che un doppietto elettronico dell'ossigeno venga condiviso con il carbonio e otterremo questa struttura. In cui quindi il carbonio completa l'ottetto, così come anche i due ossigeni completano l'ottetto. Calcoliamoci le cariche formali, il carbonio è 4 di valenza meno i 4 elettroni condivisi con gli ossigeni, carica formale 0. Ci calcoliamo la carica formale degli ossigeni, in questo caso è la stessa, l'ossigeno ha 6 di valenza meno 2, 4 i doppietti più 2 condivisi avrà quindi carica formale 0. La separazione di carica in questo caso è nulla, per cui è una molecola che risulta essere altamente stabile. Però non è l'unica struttura che noi possiamo prevedere per l'atomo di carbonio legato all'ossigeno. Possiamo prevedere altre quattro strutture limite, come le disegniamo. Quindi riprendiamo la CO2 nella sua forma più stabile. Quindi può accadere, per esempio, che un doppietto condiviso del carbonio rivenga condiviso completamente dall'ossigeno e che un doppietto dell'ossigeno possa essere ricondiviso con il carbonio in modo di andare a generare questa struttura. Quindi un ossigeno sarà legato con un triplo legame con l'ossigeno, con il carbonio, scusate. L'altro ossigeno invece presenterà un legame semplice con il carbonio. Come possiamo notare, questa struttura mantiene la regola dell'ottetto, in quanto questo ossigeno ha i suoi 6 elettroni di valenza più quello condiviso, i due condivisi sono 8, il carbonio ha 6 elettroni condivisi con l'ossigeno, con uno degli ossigeni più gli altri due sono 8.
Questo ossigeno ha 6 elettroni condiviso col carbonio più i 2 dell'ottetto, per cui questa struttura è una struttura limite che possiamo disegnare. Possiamo anche rappresentare la molecola nel seguente modo. C'è il carbonio con un triplo legame in modo speculare. Ci andiamo a calcolare adesso le cariche formali e vediamo cosa succede. Il carbonio, quindi ha valenza 4 meno, in questo caso ha condiviso 1, 2, 3, 4 elettroni, quindi carica formale 0, sia su una struttura che sull'altra struttura. Andiamo a determinare la carica formale dell'ossigeno impegnato col triplo legame. In questo caso l'ossigeno è 6. Quanti ne ha impegnati? 3 più 2, 5. Quindi questo ossigeno avrà carica formale più 1 che andiamo a inserire sull'ossigeno. L'altro ossigeno, quello legato con un legame semplice, avrà carica formale ormai, come abbiamo visto nella VSPR, meno 1. E quindi qui andiamo a inserire un meno 1. Parimenti nella struttura successiva. Bene, questa è una struttura limite, però sicuramente meno favorita rispetto alla precedente, pur avendo il carbonio e carica formale 0, per due ordini di motivi. Il primo, il principio di elettroneutralità, afferma che quanto è minore la separazione di carica, tanto è più stabile la molecola. Quindi questo principio viene rispettato. Ma l'altro aspetto che bisogna considerare è questo, cioè l'ossigeno, che è un elemento molto elettronegativo e che si trova a una carica formale positiva, non avrebbe alcun significato, per cui sicuramente queste due strutture sono da definire come non privilegiate. Abbiamo altre due strutture limite, che sono le seguenti, e cioè il carbonio genera quindi un doppio legame sempre con l'ossigeno e un legame semplice con l'altro ossigeno. In che cosa abbiamo in questo caso fatto? Quindi abbiamo permesso al carbonio, quindi all'ossigeno, di condividere un doppietto del carbonio, in questo caso generando un legame semplice. Cosa possiamo notare? Che a differenza delle altre strutture, qui per il carbonio la regola dell'ottetto viene diciamo violata, quindi avremo in questo caso quindi un doppio legame con l'ossigeno che completa l'ottetto e il carbonio invece non lo completa. Calcoliamoci comunque le cariche formali, quindi il carbonio è 4 meno, quindi sono 1, 2, 3 elettroni condivisi, carica formale più 1. L'ossigeno invece, legato al carbonio con doppio legame, avrà 6 meno 2, 4 più 2 condivisi, 6 uguale a 0, e quindi qui avrà carica formale 0. L'altro ossigeno invece avrà carica formale 6 meno 7 uguale a meno 1. Anche qui, anche se questa è una struttura prevedibile, è una struttura sicuramente poco privilegiata in quanto abbiamo comunque una netta separazione di carica. Risulta evidente che tra disegnate tutte le strutture limite dell'anidride carbonica, quindi ne abbiamo complessivamente 2, 4, 6 strutture. Di queste, quella struttura che avrà maggiore peso negli ibridi di risonanza sarà quella in cui il carbonio è legato con un doppio legame con l'ossigeno e in cui tutti gli elementi hanno carica formale pari a zero. Bene, io ho terminato la lezione, nella prossima vedremo di analizzare invece una radicale, vediamo come trattiamo l'argomento. Se vi è piaciuta la lezione, iscrivetevi al mio canale o schiacciate un like.